Canto 4. Quando per gioia o per dolore una delle virtù o facoltà dell'anima viene completamente assorbita, allora l'anima stessa non volge più attenzione alle altre sue facoltà. Cioè, quando siamo concentrati completamente su qualcosa, l'anima non conserva più coscienza delle altre sue facoltà. E questo è contro quelli che erroneamente credono che in noi esistano più anime. Perciò, quando si sente o si vede qualcosa che attira fortemente a sé l'anima, il tempo sembra volare e l'uomo non se ne accorge. Infatti una cosa, cioè una virtù ed una potenza, è quella che avverte il passare del tempo, ed un'altra cosa, cioè altra virtù e potenza, è invece quella che tiene assolutamente concentrata in sé l'intera anima. Di conseguenza, nella realtà, può pertanto accadere che l'anima sia legata tanto fortemente e rapita da quel vedere, da quell'udire, da non prestare affatto ascolto o attenzione all'altra potenza che avverte il contemporaneo passare del tempo. Questa potenza o virtù che avverte il tempo opera dunque sciolta dall'anima e non è avvertita dal resto dell'anima quando questa sia tanto rapita da qualcos'altro. Di questo fenomeno io ebbi la vera prova vedendo e ammirando lo spirito di Manfredi. Infatti il sole era salito di 50 gradi, cioè erano trascorse circa 3 ore e mezzo, ed io non me ne ero accorto. Quando arrivammo nel luogo in cui quelle anime ci gridarono tutte insieme: «Qui è il punto che avete domandato e che cercate!» Era maggiore l'apertura di una vigna che molte volte il contadino chiude per sicurezza con piante spinose, quando l'uva comincia a maturare, di quanto fosse grande il sentiero per il quale salimmo Virgilio ed io, non appena la schiera delle anime si allontanò da noi. Si può salire e discendere solo a piedi, senza alcun mezzo per le difficoltà che ci sono a San Leo ed a Noli. Si può salire soltanto a piedi in Bismantova ed in Cascume, ma qui era necessario che l'uomo veramente volasse con le ali veloci e con le piume, dietro a quella guida che in quel momento mi dava speranza illuminandomi il cammino. Noi salivamo per un sentiero incavato nella roccia tanto stretto che l'orlo estremo delle pareti ci stringeva da una parte e dall'altra, ed il fondo era così ripido che bisognava aiutarsi con i piedi e con le mani per salire. Quando fummo sulla cima della parete che costituisce la base del monte, là dove la salita continuava allo scoperto, «Maestro mio», io chiesi, «che via faremo?» Ed egli a me: «Non cambiare strada né direzione, avanza sempre in su verso l'alto, dietro di me, finché ci apparirà qualche guida esperta del luogo che certamente interverrà». La sommità era così alta che non era possibile vederla, e la pendenza era alquanto più ripida di una linea che dal punto di mezzo di un quadrante va al centro del cerchio, formando così un angolo retto. Io ero stanco quando dissi: «Oh, dolce guida, volgiti e guarda come io rimango solo ed impotente se tu non ti fermi». «Figlio mio, trascinati fin qui, sforzati!» disse allora Virgilio indicandomi un ripiano un po' più in alto che cingeva tutto quanto il monte orizzontalmente dal lato dove ci trovavamo. Le sue parole mi spronarono talmente che io mi sforzai andando carponi dietro di lui, finché il ripiano mi fu presto sotto i piedi. Ci mettemmo a sedere lì, entrambi rivolti verso la parte da cui eravamo saliti, cioè da oriente, ad osservare una fatica compiuta e ben superata, cosa che è di grande conforto. Rivolsi infatti lo sguardo alla marina, che appariva già così bassa, e poi guardai verso il sole, che ci colpiva però dalla parte sinistra. Virgilio si accorse facilmente che io, sbalordito, guardavo il sole là dove entrava nel suo cammino fra noi ed il settentrione. Per cui Virgilio cercò di spiegarmi questo fenomeno naturale e mi disse:
Se Castore e Polluce, cioè la costellazione dei gemelli, fossero adesso in compagnia del Sole, il quale porta la luce nell'emisfero boreale ed in quello australe, e fossimo quindi più vicini al solstizio d'estate, vedresti il Sole stesso ancora più a nord, più a sinistra di come lo vedi ora, che invece siamo in primavera. Vedresti cioè la parte dello zodiaco in cui si trova il sole e che per questo è rosseggiante, ruotare sempre più vicino alle costellazioni dell'Orsa Maggiore e dell'Orsa Minore, a meno che il sole stesso non rischiasse di uscire fuori dal suo corso abituale, cioè dall'eclittica. Comunque, se vuoi comprendere come tutto questo possa accadere, raccogliti in te stesso. Ed immagina Gerusalemme che sta sulla terra, agli antipodi del monte del Purgatorio, in modo tale che entrambi i luoghi abbiano il medesimo orizzonte astronomico, pur essendo collocati appunto in due emisferi opposti. Perciò constaterai, se la tua intelligenza riuscirà a distinguere chiaramente le due collocazioni antitetiche, che il corso del Sole non può essere diverso da questo, ed è necessario che rispetto al purgatorio il sole vada da un fianco, verso nord, mentre rispetto al monte di Sion, o Gerusalemme, vada dall'altro fianco, verso sud. Il cammino deve essere quindi quello in cui Fetonte non seppe restare, e fu male per lui che perse la vita. Certo, maestro mio. In verità nessuna cosa ho mai compreso così chiaramente come ora riesco a distinguere e capire situazioni e problemi in cui prima il mio ingegno mi appariva scarso, e cioè che il cerchio mediano della rotazione celeste, che per la scienza dell'astronomia si chiama equatore, è quello che dista ugualmente da ciascuno dei due poli. Esso è sempre ugualmente distante dalla latitudine celeste in cui il Sole si trova, e quella in cui è l'inverno, che è quindi opposta alla prima. Infatti, quando il Sole si ritrova nell'emisfero australe, è inverno nell'emisfero boreale e viceversa. Di conseguenza, per la ragione da te esposta, e cioè per il fatto che il Purgatorio è agli antipodi di Gerusalemme, mi è chiaro che l'equatore è tanto lontano dal Purgatorio stesso verso nord, tanto quanto lo vedevano lontano verso sud gli ebrei quando abitavano a Sion prima della diaspora, ossia da Gerusalemme. Ma se non ti dispiace, ora desidererei volentieri sapere quanto cammino dobbiamo ancora fare, dato che la montagna è tanto più alta di quanto possa salire il mio sguardo. Questa montagna è tale che sempre, quando si inizia a scalare, è molto difficoltosa, ma quanto più un uomo sale, meno fatica sente. Perciò, quando essa ti sembrerà facile, tanto che il salire ti sarà più agevole, come per una nave agevole l'andare o il discendere secondo il senso della corrente, solo allora sarai giunto alla fine della salita. Ti potrai riposare soltanto allora dal tuo affanno fisico. Io non posso dirti altro. Questo è quello che io so. La scienza della ragione non può andare oltre. E come Virgilio ebbe finito di parlare, si sentì una voce. Vedrai che forse prima di arrivare alla fine di questo cammino avrai necessità di metterti a sedere. Al suono di quella voce entrambi ci voltammo e vedemmo sulla sinistra un gran masso, del quale non c'eravamo ancora accorti. Là ci avvicinammo e ci accorgemmo che vi erano in quel punto anime che stavano all'ombra dietro al sasso, come coloro che si rilassano pigramente. Ma in questo caso non sembrava pigrizia vera e propria, ma sentimento serio e profondo, senso di paziente, consapevole attesa della purificazione. Ed uno di loro, che mi sembrava stanco, sedeva ed abbracciava le ginocchia, tenendo il viso basso tra di esse. Oh, dolce mio Signore, guarda attentamente quell'anima che appare tanto pigra, come se proprio la pigrizia stessa fosse sua sorella. Solo allora si volse verso di noi e ci degnò della sua attenzione, ma senza scomporsi con la consueta flemma, e volgendo soltanto lo sguardo lungo la coscia, disse: Or vai tu su, che sei valente, sali tu, se sei tanto bravo. Riconobbi allora Belacqua.
Quindi quell'affanno che accelerava il respiro non mi fu certo di impedimento per giungere fino a lui. Egli, appena gli fui vicino, alzò la testa e mi disse: Allora, hai capito bene perché il sole illumina dalla parte sinistra? I suoi movimenti e le sue brevi frasi mi fecero leggermente sorridere. Poi dissi: Bell'acqua, sapendoti salvo ormai posso risponderti in tono scherzoso. Ma dimmi, perché te ne stai proprio qui in un luogo che è di passaggio? Forse aspetti qualcuno che ti guidi? Oppure ti sei fatto prendere dalla vecchia pigrizia dopo averla vinta pentendoti prima di morire? Oh, fratello, l'andar su a che giova? Che profitto può avere quando poi l'angelo portiere del purgatorio non mi permetterebbe di salire ed espiare le mie pene proprio derivatemi dalla pigrizia nei gironi del purgatorio vero e proprio? Prima che io possa varcare quella porta del purgatorio, è necessario che il cielo giri attorno a me. In questo luogo, fuori dalla porta, tanto tempo quanto il cielo stesso mi girò attorno nella mia prima vita terrena. Cioè, devo attendere qui nell'antipurgatorio tanto tempo quanto durò la vita terrena, perché io, pur pentendomi, attesi troppo, rimandai troppo i sospiri del pentimento alla fine di quella mia vita. A meno che non mi aiuti la preghiera che sgorga da un cuore in grazia di Dio. Che vale l'altra, quella del peccatore, che non è esaudita in cielo? E già Virgilio si avvicinava a me e diceva: Vieni ormai, vedi che il sole ha già raggiunto il meridiano del purgatorio e quindi già mezzogiorno qui, mentre nell'altro emisfero la notte ha già posto il piede sull'ultima terra occidentale, cioè sul Marocco, ovvero di là è già praticamente notte.